Ciao a tutti, mi chiamo Novella Parolini, sono la coordinatrice di tre esperienze di orti collettivi e sociali in Valtellina. Uno è in Valmalenco, a Lanzada, che si chiama Camp Maggiore del Sul, poi vi spiegherò cosa vuol dire. Uno a Sondrio, in località La Piastra, chiamato l'Orto tra le Torri, perché è tra le torri della Piastra. E un altro alla periferia di Sondrio, alla Nieda, si chiama Risorto. Io sono educatrice professionale, questi orti li gestisco tramite la cooperativa Lotta contro l'Emarginazione, di cui faccio parte, e ho fatto diverse formazioni in agricoltura sinergica, in permacultura. E gli orti li gestisco quindi con la tecnica, la metodologia, la filosofia della permacultura, quindi il principio di curare la terra, curare gli uomini e avere una economia basata sugli scambi, la collaborazione, la cooperazione. Coltiviamo in tutti e tre gli orti con la tecnica dell'agricoltura sinergica. Quindi ci sono tre orti, tre esperienze diverse. Le tecniche però sono le stesse. Probabilmente ci sarà una variazione a seconda delle condizioni, no? Cioè, immagino che Più o in meno. Valmalenco le condizioni forse sono un po' Sì. diverse dalla periferia di Sondrio. Ecco, e poi da un punto di vista delle persone coinvolte, visto che parliamo appunto di un'esperienza di orti sociali, ecco. Che differenze ci sono? Raccontaci un po' tra un orto e Ok, l'altro. allora il primo orto che è nato è quello alla Nieda, Risorto. È nato in un campo dell'associazione Spartiacque di proprietà di Ernesto Pedrazzoli e l'abbiamo fatto inizialmente coinvolgendo i beneficiari accolti dalla nostra cooperativa, richiedenti asilo o vittime di tratta e sfruttamento lavorativo o persone rifugiate. E da parte di Spartiacque, e abbiamo avuto una collaborazione lunga anche con il Centro di Salute Mentale, persone che sono venute lì a fare dei tirocini oppure come volontari che erano utenti del Centro di Salute Mentale. Quindi avevamo un bel gruppo formato da stranieri, persone con un disagio mentale, volontari, cittadini, operatori e si creavano delle belle collaborazioni. Ancora adesso è così. Poi dopo ho fatto la proposta per fare un orto collettivo all'interno di un progetto di riqualificazione della periferia della Piastra e quindi lì abbiamo fatto l'orto è l'orto del quartiere, degli abitanti del quartiere. È per gli abitanti del quartiere, quindi lì possono partecipare tutti gli abitanti che abitano lì dopo la Piastra. Ha un sacco di risorse e anche però un sacco di disagi. Lì ci sono tante case popolari, quindi ci sono anche persone che hanno delle difficoltà. Però all'orto partecipano tutti gli abitanti che vogliono, dal cittadino che abita lì nella torre sopra a quello che abita un po' lontano. E lì ci sono la varietà delle persone come ci sono all'interno di una periferia di una città. E invece a Lanzada è nato inizialmente l'anno scorso, era gestito solamente dal comune di Lanzada. Gli avevo proposto questo progetto di riqualificare i terrazzamenti abbandonati che abbiamo in Valmalenco, perché in Valmalenco abbiamo dei terrazzamenti antichi. Quest'idea mi era venuta un po' di anni fa, quando avevo partecipato a un convegno sull'agricoltura di montagna. E come esempio di scempio della montagna avevano messo una foto della Valmalenco, dove una volta qui avevamo tutti i terrazzamenti coltivati fino anche ad alta quota, e adesso sono tutti totalmente abbandonati. È cresciuto bosco dappertutto, che come dice il Johnny Fendoni, meglio bosco che agricoltura intensiva, però io ho detto riqualificare un pezzettino per far riemergere la memoria storica di quello che hanno fatto i nostri antenati con grandissima fatica.
e rifar prendere questo contatto con la terra, con le origini, mi sembrava una cosa bella. E un po' la filosofia che uso anche a Resort, così, la cosa bella è ridare un pezzo di terra alle persone, riqualificarla attraverso i più fragili, quelli che generalmente la gente dice, vabbè, tanto non sanno fare niente, invece proprio attraverso loro, che siano stranieri a risorto, persone che hanno disagio mentale qui, che siano abitanti pensionati, oppure persone che hanno un disagio anche qui a Lanzada, riqualifichiamo e doniamo alla nostra comunità un pezzo di terreno abbandonato e di storia, di memoria, che fa le nostre origini, e quindi una cosa bella. E la facciamo. Ecco, io ti volevo chiedere, no? Da un punto di vista delle persone che sono coinvolte, ovviamente non sono in prima battuta degli agricoltori o dei coltivatori, no? Sono magari dei cittadini di una città, di un quartiere, piuttosto che, appunto, prima dicevi, anche categorie fragili, migranti, piuttosto che di persone con disagio psichico o fisico. Quindi da un punto di vista della formazione, cioè delle attività per renderli in qualche misura abilitarli, diciamo, a essere dei coltivatori, no? Per cui, ecco, da una parte, e dall'altra sì. Ti domandavo, volevo che tu mi parlassi anche delle dinamiche che poi si sviluppano tra queste persone, cioè quindi c'è un aspetto anche soprattutto relazionale di cooperazione, di collaborazione, immagino, no, nella gestione di questi orti. Allora, qui a Lanzada una cosa che ho voluto fare un po' l'idea che mi aveva dato l'associazione Spartiacque, che avevamo già fatto a Risorto, era che come collaboratori possono collaborare tutti i cittadini di Lanzada. Qua si chiedono un pezzo di orto, vengono su, che è un pezzo virtuale, in realtà si lavora tutti collettivamente, e però in tre collaboratori, persone fragili scelte dal comune di Lanzada, dall'assessore del sociale, sono pagati, equiparati a uno stipendio normale, quindi 8-9 euro all'ora, perché è giusto così, è giusto che non è che la persona fragile viene a lavorarti 2 euro all'ora, magari ti rende un pochino di meno, però ha un sacco di risorse, anzi alcuni avevano anche più risorse e capacità di me. Dal punto di vista della formazione, allora, vabbè, in primis io ho una formazione di agricoltura sinergica, ho fatto diversi corsi, permacultura e così. Però ci avvaliamo di alcuni collaboratori, in particolare Jonathan Fendoni, che viene in ogni orto, il Patrizio Mazzucchelli, l'Amedeo Moretti. Qui a Lanzada, siccome c'erano anche dei mirtilli, abbiamo chiesto allo Stefano Canzi di venire a darci delle dritte, aiutarci, fare delle consulenze. E inoltre in ogni orto ho organizzato dei corsi di agricoltura sinergica e permacultura. Quindi gli abitanti della Piastra l'anno scorso hanno avuto un corso proprio di permacultura, agricoltura sinergica. E quest'anno, tra pochi giorni, tra il 18 e il 20 giugno, verranno due formatori, uno da Torino e uno da Bologna, proprio ancora a fare un corso sulla permacultura urbana, il compostaggio e l'agricoltura sinergica. Qui a Lanzada l'anno scorso, prima di partire con l'orto, cioè noi siamo partiti un po' proprio con le cose base, però proprio la creazione dell'orto sinergico l'abbiamo fatto durante un corso di permacultura e agricoltura sinergica. Stessa cosa a Risorto abbiamo fatto. E dal punto di vista delle differenze, sì, qui a Lanzada avevamo giù delle piante da frutto resistenti che avevano messo qualche anno fa una persona che abitava lì, ha messo quelle piante da frutto, dei filari di mirtilli, e poi dopo, per motivi suoi che io non so, ha abbandonato tutto e se n'è andata via. Quindi noi abbiamo fatto tutto il lavoro di recupero di quello, e qui il problema è la pendenza, perché
è molto ripido il pezzo dove lavoriamo e quindi non è un campo dritto, piano, come ce l'abbiamo all'Agneda, ma è tutto in salita, discesa. Quindi poi abbiamo sistemato i muretti a secco perché uno dei nostri volontari in pensione è un super esperto di muretti a secco, ce li ha sistemati tutti, ci ha aiutato. E poi abbiamo realizzato un campo di patate, mais, come facevano una volta qua, però già è diversa proprio il modo, la filosofia della permacultura cercare e dell'agricoltura sinergica, cercare di mettere cose diverse nei posti vicini in modo che ogni specie si protegga a vicenda, quella la usiamo anche qua a Lanzada, però già è un pochino diverso. All'Agneda invece, come vi dicevo, è tutto un campo dritto, piano, e quindi lì abbiamo fatto i bancali classici, solo che li abbiamo fatti 4 anni fa con l'aiuto dei nostri rifugiati africani, che sono fortissimi, e quindi in 2 secondi hanno realizzato dei bancali altissimi. La formatrice ha detto che non aveva mai visto realizzare dei bancali a una velocità così incredibile. E quindi vabbè, è la particolarità di avere questi bancali molto alti. Invece alla piastra abbiamo fatto pian pianino ogni anno un pezzettino in più. Poi un'altra cosa sulla formazione, che alcune persone che vengono all'orto a lavorare non sanno quasi niente, mentre altri sanno molte cose, soprattutto gli stranieri, molti, non tutti, però molti nel loro paese coltivavano, facevano agricoltura, quindi sanno tantissime cose. Magari non sanno riconoscere le nostre specie, le fragole, non sanno cosa sono, alcune cose le coltivano in un modo un po' diverso, però da loro c'è da imparare tantissimo. Così come qua a Lanzada abbiamo avuto un collaboratore che era stato scelto dall'assessore di Lanzada, che lui aveva fatto l'agraria, aveva lavorato nelle vigne, quindi anche lui sapeva tante cose. Poi la specificità dell'agricoltura sinergica non la sapeva, però facendo il corso poi era gente che già un po' masticava queste cose. Stessa cosa alla piastra, ci sono persone che sanno di meno, persone che invece sanno di più, persone che si affidano di più, persone che vogliono proporre la loro tecnica, il loro metodo, e va bene, si trova così. Poi l'altra domanda che mi avevi fatto, la relazione tra il gruppo, tra le persone, sì. Quella essendo persone è varia, perché ecco la cosa difficile è sempre che gestendo dei gruppi di persone che vengono lì, a parte Lanzada, che sono stati scelti 3 collaboratori fissi e vengono pagati, quindi hanno il loro impegno. In più ci sono 2 volontari che hanno dato il loro impegno e sono molto costanti. Negli altri orti c'è un po' la scostanza, quindi uno viene un giorno sì, un giorno no. Poi sono soprattutto all'orto dell'Agneda, alla metà sono stranieri accolti nella mia cooperativa che sono accolti temporaneamente, quindi magari per 3 mesi abbiamo una persona, poi dopo ne abbiamo altre 2, poi quella che stava lavorando con noi trova il lavoro vero e quindi va a fare il suo lavoro, oppure cambia casa, quindi è sempre in movimento, magari un giorno vai, sei con 3 persone, l'altro giorno ce ne sono 10, un giorno sei in 2. La difficoltà è quella che ci sono dei periodi in cui c'è un gruppo costante, quindi si crea anche un gruppo di lavoro, e periodi invece in cui arrivi e non sai chi c'è. Anche alla piastra questo è molto. C'è una persona che viene sempre ed è il super affidabile, e poi ci sono altre persone che un giorno vengono, un giorno no, un giorno vengono mezz'ora, un giorno un'ora, non si sa mai quando c'è qualcuno, quando non c'è. Quella è la cosa più difficile, perché non riesci a creare proprio una vera e propria dinamica di gruppo. Però si prova, ci si prova. E da un punto di vista, sì. Vabbè, prego Gianmario. No, perché questa cosa degli orti sociali, ovviamente, ma più in generale degli orti, insomma, no?
cioè non esistono gli orti in quanto tale, esistono una pluralità di modelli di orto, no? Tant'è che abbiamo, come dire, gli orti socialdemocratici, no? Che sono quelli che vengono realizzati soprattutto in Emilia-Romagna, dove ti danno la tua parcella, no? Ti danno l'acqua, ti danno la corrente, ogni settimana passa la nettezza urbana per i rifiuti, insomma, no? Però in realtà sono singole parcelle che vengono gestite, diciamo, autonomamente dalle persone. E però si chiamano orti sociali, insomma. Poi invece abbiamo delle forme molto più evolute di orti sociali che addirittura prevedono invece, oltre che delle parcelle individuali, anche una parcella collettiva che viene coltivata da tutti ed è a disposizione di tutti, non solo degli ortisti, ma anche di persone che possono utilizzare, diciamo, i prodotti che vengono da questo orto, insomma. Ecco, dentro queste due polarità, diciamo, che tipo di esperienze, anche perché poi, come dire, voi avete tre modelli, no, in realtà, perché avete il modello, diciamo, più, diciamo, metropolitano nel senso della sua composizione sociale, che è quello di Agneda, se ho capito bene, no, che appunto ci sono, no, situazioni che via via variano, è molto dinamico anche da un punto di vista delle persone. C'è l'orto, diciamo, urbano, nel senso pieno del termine, che è quello che avete a Sondrio, dove appunto lì avete la composizione sociale della piastra, per cui ci sono gli immigrati, ci sono i pensionati. Non dimentichiamo che la piastra, diciamo, è Sondrio, nel senso che la maggior parte della popolazione di Sondrio abita lì, ok? Non è che abita da nessun'altra parte, diciamo, no? Questo anche per spattare sto mito della piastra. In realtà la piastra è Sondrio, cioè, no? Poi esistono delle piccole enclavi, ok, che sono le frazioni, ok, il centro storico, che è qualcosa di, ma in realtà la maggior parte della popolazione è lì. Lì ci sono appunto anche progetti che sono partiti con la giunta Molteni e che poi vengono realizzati da questa giunta, che sono, diciamo, degli interventi di riqualificazione, no? Diciamo, di riqualificazione urbana, e lì ad esempio vorrei capire quanto voi c'entrate con questi progetti, insomma, no? Perché poi, come sempre, si fanno opere edili, solitamente, no? Ma poi di opere, diciamo, più immateriali, no? Come dire, gli interventi di rigenerazione urbana sono sempre carenti, no, da questo punto di vista, cioè si fanno i contenitori ma non i contenuti, ok? E poi invece avete la montagna, con tutto quello che questo significa, tenendo anche conto che la Val Malenco è una valle a spopolamento, ok? E che quindi ha dei problemi, diciamo, strutturali che non attengono solo alla sua economia, che scricchiola e non sta più in piedi, e quindi ha la possibilità di ridefinire un proprio modello di sviluppo, ma soprattutto al fatto che la Val Malenco, se continua con questa sua dinamica demografica, fra qualche anno non sarà più abitata. Cioè, questo non significa che non sarà più abitata in assoluto, ma certamente, come dire, i paesi stanno via via, no, riducendosi, eccetera eccetera, per cui è evidente che c'è la necessità di ridefinire, rimodulare economie, forme economiche, eccetera eccetera, e quindi se anche le vostre produzioni lì, che sono produzioni comunque di montagna, ok, perché stai a quanto? A 1200 metri? 1000 metri? Quant'è la zona? 1000. A 1000 metri, ecco, lì c'è tutto un tema che poi riguarda l'intera Valtellina, che è quello di come si rioccupa, diciamo, questo spazio, questo spazio dall'abbandono, e da lì dovrebbero venire le nuove imprese, cioè non solo delle imprese agricole, ma delle imprese multifunzionali. Okay? Quindi la mia domanda, per arrivare alla conclusione, è, diciamo, quanto in ciascuno degli orti che vediamo è presente, no, questa componente, che è la componente, come dire, socialdemocratica, contrapposta invece alla componente, diciamo, comunitaria, no, dell'orto. Cioè il mio orticello, la mia porzione, ma coltivo io, okay, e tu non ci metti il naso, okay?
E invece il modello dell'orto sociale, che appunto è un modello che invece, come dire, produce per tutti, no? Produce anche per magari persone che non sono coinvolte, e comunque comincia a porsi anche un problema di cominciare a produrre il cibo che si mangia sul proprio territorio. Sì, allora provo a rispondere in base a quello che ricordo che mi hai chiesto. Allora, i nostri orti, anche quello urbano della Piastra, sono orti collettivi, quindi anche questo qua di Lanzada è un tutt'uno lavorato tutti insieme. Tutti quelli che vengono lo lavorano secondo questa tecnica, ma anche dando il loro contributo, le loro idee, le loro proposte, che poi si valutano. A volte si valutano, a volte qualcuno viene, fa il suo pezzettino, non dice niente, lo fa e va bene lo stesso. Ad esempio, per fare le piantine in tutti e tre gli orti, io ho dato i semi che ho recuperato un po' dal Patrizio, un po' dal Jonathan, un po' dalla Barbara Galimberti, un po' li ho comperati all'associazione Cercatori di Semi, li ho distribuiti ai vari abitanti della Piastra, ai vari volontari stranieri per l'orto della Nieda. Sì. Ai vari volontari, collaboratori dell'orto di Lanzada, ognuno ha provato a farsi le sue piantine in casa, qualcuno è venuta, qualcuno meno, e poi quelle piantine le abbiamo messe nell'orto. Alla Piastra abbiamo coinvolto anche la mensa sociale, e ti rispondo con la domanda che hai fatto prima: noi come cooperativa, con questo progetto dell'orto collettivo sociale, siamo parte di questi progetti di riqualificazione della Piastra promossi dal Comune. Quindi prima nel progetto Abitare i Confini, adesso nel progetto La Nuova Piastra Periferie, quindi siamo dentro in questa cosa. Infatti il fare l'orto insieme è la cosa che io cerco di dire a chi viene, di fare, e dire: questo è un momento di relazione, di stare insieme, cioè lavorare l'orto per stare bene, per creare relazioni, come si creano le relazioni tra gli ortaggi e i fiori e gli animali che ci sono nell'orto, creiamo relazioni tra di noi. Quindi c'è lo straniero con la persona con disagio mentale, c'è il volontario, si creano proprio dei gruppi, delle consociazioni positive. A volte no, a volte ci sono delle consociazioni che non sono tanto positive, delle persone che si screziano, qualcuno che non riesce a stare nel gruppo. È la vita così, le persone, le relazioni, okay. Così. Il fare l'orto insieme è proprio una bellissima metafora concreta, che la persona viene, ha un disagio, mette le mani nella terra, vede nascere la piantina, nel frattempo crea la relazione con qualcuno, si sfoga, perché comunque è anche un grande momento di ascolto da parte mia, da parte dei volontari, da parte delle altre persone, perché poi si creano molte dinamiche di mutuo aiuto tra i partecipanti dell'orto, non sempre, però spesso succede. E mi sono dimenticata l'ultima domanda che mi avevi fatto. Abbiamo realizzato un altro video, no, sugli orti, quindi col quale partiamo, che facciamo vedere il primo orto? Sì, quello di Lanzada, che è l'orto più recente, dai. Camp Mager del Sul, che vi dico come mai si chiama così, perché Mager, a Lanzada c'era un'antichissima lingua che si chiamava Calmun, che non è un dialetto, è proprio una lingua con parole sue particolari, e in questa lingua Mager voleva dire bello. Camp Mager del Sul vuol dire un campo bello e buono del sole, perché lì è la zona soliva di Lanzada. Era la lingua usata dai Magnan, quelli che andavano ad aggiustare le pentole, che andavano in giro per l'alta Lombardia, per la Lombardia, e così non si facevano capire con gli altri. E quindi abbiamo usato quella parola lì.
Va bene. Quindi partiamo col video di Lanzada. Ciao, benvenuti. Qui è il Camp Major del Sul, è l'orto a Lanzada, 1000 metri sul livello del mare. L'abbiamo costruito con la tecnica della permacultura e adesso sto trapiantando le piantine di Costa Rossa che abbiamo autoprodotto nella nostra serra con i semi che ci ha regalato il Patrizio Mazzucchelli. E poi cos'altro abbiamo qui? Abbiamo aglio, abbiamo erba cipollina, giù lì abbiamo la cipolla sospesa, cipolla egizia, poi abbiamo messo lì in mezzo che sta crescendo piccolino la pastinaca che ci ha donato i semi la Barbara Galimberti, poi abbiamo la piantagione di mirtilli che erano abbandonati e li stiamo recuperando con l'aiuto dello Stefano Canzi, quest'anno sembra che stiano venendo bene. C'è la segale con i semi, fai vedere la segale? Con i semi che ci ha donato il Jonathan Fendoni. Yeah. Questa è la seconda parte del nostro orto fatto con la tecnica dell'agricoltura sinergica. C'è una spirale che in origine doveva essere una spirale delle aromatiche, ma l'abbiamo trasformata, in cima c'è sempre un po' di segale e poi spinaci, barbabietole, di là c'è il prezzemolo, sempre questa cosa con associazioni. Qui ci sono dei bancali che sono stati seminati, adesso vediamo se cresceranno i nostri semi. Poi, ferma. Siamo nella parte alta dell'orto, dove abbiamo recuperato un pezzo di terrazzamento che era stato abbandonato e lasciato a incolto, quindi erba e bosco, e gli abbiamo messo le patate blu di Valtellina, le patate rosse Highland e le patate Desiree, queste ultime ce le ha date l'Amedeo Moretti e le altre due il Patrizio Mazzucchelli, quelle rosse quest'anno, quelle blu diversi anni fa, e le abbiamo autoprodotte. Lì metteremo i fagioli e qui di lato altre cose che dobbiamo decidere ancora. Yeah. Qua è la parte che abbiamo sistemato. Abbiamo sistemato il muretto a secco, stava crollando, una parte non ce n'era più e il nostro volontario Mauro Parolini, muratore in pensione, ce l'ha sistemato tutto e anche tutti gli altri muretti a secchi ha ripreso quell'antico mestiere che si faceva qui da noi. Queste sono fragole bianche antiche recuperate dalla Barbara Galimberti che ci ha regalato e qui è la nostra serra dove autoproduciamo le piantine con i semi sempre antichi oppure rari, comunque non ibridi, semi che si possono riprodurre nel tempo. Abbiamo coste rosse, pomodori di vari tipi, ciliegini gialli, arancioni, cuor di bue, peperoni, peperoncini con i semi donati da un'amica che è andata ad Antigua, c'è il sedano rosa, presi alcuni semi li abbiamo presi dai cercatori di semi e ecco qui è la nostra produzione. In questo orto di Lanzada ci sono molte più specie botaniche di quelle che avete potuto vedere nel video, di quelle che io ho nominato. Una ricchezza dell'orto di Lanzada è che è già di per sé in un luogo dove la biodiversità è molto elevata, è al limitare del bosco, quindi nelle zone di margine ci sono già numerose biodiversità. La presenza del bosco, sotto ci sono degli animali perché abbiamo la fattoria dell'azienda agricola che ci ha donato il terreno e lì ci sono tantissimi fiori diversi, piante, è proprio una meraviglia di biodiversità. E in quell'orto abbiamo la serra, è l'unico orto dei tre in cui c'è la serra e quindi lì abbiamo potuto riprodurre le piantine che dopo alcune le ho portate anche negli altri orti. E quindi sta funzionando bene una serra Lanzada. Bene. Ok, adesso vediamo il video
del campo Alagneda, che questo è il primo orto che ho gestito con la cooperativa Lotta contro l'Emarginazione, con l'associazione Spartiacque, poi dopo si è aggiunto a collaborare anche il centro di salute mentale, e si chiama Risorto. Il nome è stato scelto nel gruppo che ha partecipato alla costruzione dell'orto durante il corso, ed è stato scelto quel nome perché era il campo della nonna di Ernesto, che è il proprietario dell'orto, e con questo progetto siamo riusciti a far risorgere quel campo, anche lì se no era abbandonato. Lì abbiamo la casetta adiacente, che era la casetta della nonna, e adesso col Covid un po' meno, se no prima facevamo tante volte dei pranzi condivisi, delle merende, e quindi era proprio un bel momento di relazione. Eccoci, vediamolo. Questo è Risorto, l'orto a Sondrio, in località Agneda, gestito da Spartiacque e dalla cooperativa. Vediamo quante cose abbiamo qua. Questa prima parte, ricoperta di pacciamatura, è la parte sinergica, di agricoltura sinergica. In fondo abbiamo patate, mais e alberi da frutto, di frutta, alberi resistenti. Qui abbiamo una specie di salvia, abbiamo messo i piselli, aglio e aglio, lavanda, là c'è menta e melissa, lavanda, abbiamo un fragoletto in quel bancale là, qui abbiamo anche le fragole, adesso vi porto a vedere un altro bancale, qui abbiamo delle zucchine, abbiamo seminato allora in questo bancale, che è stato il primo che abbiamo seminato di quest'anno, ci sono insalata della lattuga, della lattuga poschiavina, i semi ce li ha dati il Patrizio. Poi a triplice rossa, questa, abbiamo seminato la pastinaca, che deve ancora venire perché questa abbiamo seminata dopo. Sta crescendo la calendula qui a lato. Qui all'inizio del bancale c'è calendula e erba di San Pietro. Dall'altro lato si vedono le cipolle che crescono. Qui c'è un'insalata, lì ci sono i rapanelli, che sono un rafano, è un rapanello un po' grande, sono semi che ci ha dato il Patrizio, un tagete, anche da questo lato erba di San Pietro e poi un po' di erba spontanea bassa che un po' la teniamo, non abbiamo tolta tutta, tiene un po' di umidità e non dà tanto fastidio, e qui stanno venendo delle piantine di calendula qua e là che abbiamo seminato. Anche qui ci sono più specie di quelle che ho nominato, lì la differenza è con quello di Lanzada è appunto che vicino ci sono delle coltivazioni, ci sono dei prati a fieno, e diciamo lì la biodiversità non è particolarmente ricca perché è stato un po' sfruttato come terreno, però noi la stiamo aggiungendo man mano e quindi vengono belle cose. Bene, adesso guardiamo il terzo. Adesso guardiamo il terzo video, che è l'orto tra le torri, quello alla piastra, costruito con gli abitanti del quartiere. Questo è il terzo anno che facciamo questo orto.
Il primo anno abbiamo fatto un primo pezzettino piccolino, l'anno scorso ci siamo ampliati e all'interno del corso abbiamo creato gli abitanti che hanno partecipato al corso, hanno deciso di fare un bancale al centro a forma di cuore. E quindi abbiamo detto questo è il cuore della piastra, un luogo dove si sta bene, dove la gente può venire qua a stare bene, è aperto. Tutti dicevano mettiamo una recinzione col lucchetto, eh? In realtà, un po' per problemi logistici, l'abbiamo lasciato sempre così, non è mai successo niente. E adesso metteremo la recinzione proprio per evitare che i cani entrino. Però la mia idea è di lasciarla aperta la recinzione, senza chiudere a lucchetto, in modo che ogni abitante che vuole venire giù viene, prende il suo porro, il suo pomodoro. E lì è bella, è fervida la partecipazione della gente, scende, cammina, passeggia. E quindi poi qualche abitante arriva, dice: Ah, ho fatto delle piantine di zucchina, posso portarvele? Sì, portale. Ho fatto i pomodori, posso portarveli? Sì, portali, però mettili anche. E quindi c'è un po' questa cosa qui: uno viene, uno va, un po' un porto di mare. Però è bello. E quest'anno ci hanno dato un pezzo. Che era di proprietà privata, perché quei due pezzi di prima erano del comune. Invece quest'ultimo che ci hanno dato era proprio di proprietà di una signora anziana che abita lì e che da tanti anni, probabilmente era anziana e non so bene la storia, non riuscivano più a coltivarlo ed era tutto diventato una foresta. Quindi avere vicino al nostro orto una cosa così abbandonata era bello dal punto di vista della biodiversità, però era proprio brutto a livello estetico perché era proprio un casino, una recinzione che si spezzava, sedie buttate così. E quest'anno abbiamo rintracciato chi è la proprietaria, ho sono andata a parlare, tutta contenta, ha detto sì, certo, se puoi lavorarlo. E allora stiamo sistemando tutta anche quella zona, ma un po' di selvaticità l'abbiamo lasciata. E infatti lì c'è un riccio. Anche oggi noi eravamo a fare i nostri lavori col riccio che dormiva lì. E non si è mosso. Poi c'è un alloro grandissimo dove gli uccelli hanno fatto su dei nidi. Poi l'anno scorso addirittura abbiamo visto l'allocco, il gufo, una civetta, qualcosa del genere, proprio lì nell'orto. Quindi c'è una selvaticità che è incredibile, sotto l'Asia, sotto i palazzoni c'è una zona di veramente meraviglia. Quindi adesso guardiamo il video così capite com'è. Qui siamo all'orto tra le torri, è l'orto collettivo della Piastra, il quartiere Piastra di Sondrio. È un orto per gli abitanti del quartiere, fatto insieme a loro, ad alcuni di loro. E utilizziamo questo metodo dell'agricoltura sinergica. Infatti abbiamo i bancali ricoperti di paglia. Cresciamo ogni anno, quindi questa è la prima parte. L'anno scorso abbiamo fatto quella, più avanti, e adesso ci hanno dato anche l'ultimo pezzo là in fondo dove ci sono i signori che stanno tagliando le piante. Quello che abbiamo messo adesso ho appena seminato delle carote centenai, non so come si chiama, e cerchiamo di mettere semi autoctoni in modo che si possano riprodurre, quindi possiamo riprendere la semente. Qui abbiamo messo le carote, lì ci sono dei pomodori arancioni che derivano dal Patrizio Mazzucchelli di qualche anno fa. E poi abbiamo insalate varie e anche aromatiche. Abbiamo messo i ribes che ci ha regalato la Barbara, alcuni la Barbara e alcuni il Johnny, Tendoni, la Barbara della Via del Campo. Abbiamo messo un lampone che ci ha regalato la Claudia, che è una nostra amica e volontaria. Adesso dobbiamo ancora mettere tante piantine che hanno fatto gli abitanti del quartiere. Io ho dato a loro i semi e loro nelle loro case hanno fatto le piantine e poi adesso nei prossimi giorni me le porteranno. Grazie.
Va bene, grazie a voi. Adesso ci salutiamo. Vi aspetto nei miei orti. Ah, ecco. A trovarci e a insegnarci qualcosa. Ciao. Ciao.